Persona 5 Royal sarà in italiano. Per la prima volta in assoluto nella storia di Persona, l'edizione definitiva dell'acclamato quinto capitolo della serie sarà disponibile in versione completamente sottotitolata non solo in inglese, ma anche in francese, tedesco, spagnolo e, come detto in apertura, italiano. In questo modo Atlus, sviluppatore anche di Shin Megami Tensei, apre le porte ad ancora più giocatori e, sottotitolando una delle sue serie più amate, offre una nuova esperienza di gameplay anche ai vecchi fan. Siamo davvero felici di poter portare sul mercato ulteriori localizzazioni di Persona 5 Royal, estendendo così l'esperienza di gioco a tutti i nostri fan francesi, italiani, tedeschi e spagnoli di tutto il mondo, ha dichiarato John Bailey, brand director di Atlus. E anche noi siamo entusiasti che sempre più persone possano avvicinarsi a uno dei JRPG più belli di questa generazione. Persona 5 Royal arriverà il 31 marzo 2020 in esclusiva su PlayStation 4. Un'edizione con tanti nuovi contenuti a partire da un nuovo membro dei Phantom Thieves, Kazumi Yoshizawa, un nuovo palazzo da affrontare, un semestre aggiuntivo per il calendario all'interno del gioco e qualche modifica al sistema di combattimento. Ora che sappiamo che ci sarà anche la lingua italiana per i sottotitoli, basterà tutto questo per farvi tornare nella Tokyo del gioco o per farvi provare questa avventura per la prima volta? Fatecelo sapere, come sempre, nei commenti al video. Did you know? We are all capable of changing ourselves.